Buonasera, buonasera a tutti dai microfoni di RDA Radio 1 in diretta web, in repliche streaming sui canali alternativi, sui circuiti di supervisione web radio associate, il primo che ci permette la collaborazione con Spotify Free, iHeartRadio, Google Podcasts, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Podchaser, Joe Savn. Il circuito radiovacanze.com che ci presta la redazione giornalistica e sportiva. La voce è quella di Antonio Milano. Sugli altri canali alternativi, la pagina Facebook di Fracalcio in realtà di Original, il gruppo ad essa collegato, amici cui piace Fracalcio e realtà. Il canale Twitter, YouTube, poi chiaramente con i due canali di RDA Radio 1, lo storico bis Riccardino 23 e poi Twitter. Chiaramente vi ricordiamo che sul circuito Spreaker, è presente RDA Radio 1, potete seguirci anche tramite le due collaborazioni storiche a prescindere dal circuito Spreaker, ma sempre stato insieme a noi quello di stapradio.it e Regno dei Borboni 7. Buonasera a tutti per questa edizione di M91 Serie B con Antonio Milano, pianeta Serie B, trentesimo turno, il punto. Siamo qui a commentarvi la chiusura del trentesimo turno. Già con l'apertura di ieri, avevamo accennato tramite appunto il riepilogo di alcuni risultati paralleli a quello di Crotone Frosinone, terminata 2-0 per il post su M91 Crotone, il taccuino 1 e 2 di Antonio Milano. Alla fine vi abbiamo lasciato parallelamente con diciamo, la trasmissione prima della chiusura con il risultato di 2-0 per il Monza allo stadio di Alessandria Giuseppe Moccagatta, dietro al fischietto di Giacomo Campione, coadiuvato da Filippo Valeriani, Andrea Zingarelli, quarto uomo Simone Gallipò, sul risultato di 2-0. Il risultato finale invece è stato di Monza 3, Alessandria 0. La punizione dunque più pesante che noi avevamo anticipato in diretta. E per cui, riepilogando, Brescia-Benevento 2-2, Crotone 2, Frosinone 0, Cosenza 2, Lecce 2, Lanerossi-Vicenza 0, Parma 1, Cittadella Regina 0-0, Como 1, Ternana 1, Alessandria 0, Monza 3. Le partite di oggi, Ascoli 2, Pisa 0, pesante sconfitta del Pisa esterna che conferma l'appaiarsi al primo posto in classifica tra Pisa e Lecce a quota 55 punti. Cremonese 2, Pordenone 1, Perugia 1, Spal 1. Classifica in funzione di questi risultati, dunque Lecce e Pisa abbiamo già detto quota 55 punti, Monza e Cremonese a quota 54, Brescia 53, Benevento 51, Ascoli 49, Frosinone e Perugia, quindi l'Ascoli che scavalca il Frosinone Perugia quota 48, Cittadella 44, Regina 40, Parma 38 insieme a Ternana e Como, Spal 31. Situazione in bassa classifica, Alessandria 25, zona playout, Cosenza 24, Lanerossi Vicenza 21, rosicchia qualche punto Crotone che con la sua vittoria avanza di 3 punti. E rosicchia così praticamente alla Nerossi Vicenza,
addirittura qualche punticino grazie alla vittoria che si è vista ieri allo stadio comunale Ezio Scida, che lascia ben sperare. E Crotone 19, dunque la Nerossi Vicenza 21, Crotone 19 e Pordenone chiude a 14 punti. Quadro della 31esima giornata di Serie B KT che vede il seguente programma. Si parte con sabato 19 marzo, Ternana Alessandria. Monza Crotone, Parma Lecce, Regina Cosenza alle ore 14, poi alle 16:15 è la volta di Frosinone Benevento. Si spezza in due la giornata e il 31esimo turno riprende domenica 20 marzo alle ore 14 e non alle 15:30 con i tre match di Lanerossi Vicenza Ascoli, Pisa Cittadella e Perugia Como. Tornando dunque alle partite, ribadiamo il riepilogo finale del 30° turno allo stadio Mario Rigamonti di Brescia. Marco Piccinini, il fischietto coadiuvato dagli assistenti Salvatore Affatato e Daniele Marchi, quarto uomo Daniele Perenzoni. Il risultato di Brescia e Benevento è 2-2, quattro reti che ha lasciato intendere una bella partita. Al secondo minuto va in vantaggio Bisoli su assist di Moreo per il Brescia. Al 21esimo pareggia momentaneamente Teglio su azione personale. Al 32esimo riapre le marcature Moreo su assist di Leris e al 68esimo la beffa di Roberto Insigne che si inventa un assist per il tocco finale di Francesco Forte al 68esimo. Crotone Frosinone allo stadio comunale Ezio Scida, arbitro Matteo Gariglio, coadiuvato da Francesca Di Monte e Gianluca Secchi, quarto uomo Matteo Gualtieri. Crotone 2, Frosinone 0. Va in vantaggio al 15esimo Mirko Maric su calcio di rigore per atterramento a suo sfavore da parte del portiere Minelli, che ha decretato subito in calcolo sbagliato dell'uscita, praticamente anziché toccare il pallone, tocca il piede di appoggio di Mirko Maric e lo atterra. Rigore battuto da Mirko Maric al 15esimo che porta in vantaggio il Crotone, raddoppia Vladimir Golemic in apertura del secondo tempo su azione da corner, simbola di testa su assist di Nahuel Estevez. Vladimir Golemic raddoppia per il Crotone. Cosenza allo stadio San Vito Marulla. Cosenza 2, Lecce 2, l'arbitro è Livio Marinelli, coadiuvato da Marcello Rossi e Robert Avalos, quarto uomo Mattia Pascarella, va in vantaggio al secondo minuto Massimo Coda su assist di Espeto. Al 44esimo è Larry Bay, che per il Cosenza decide il momentaneo pareggio.
Poi il Cosenza passa in vantaggio con Millico su assist di Palmiero al 52esimo e sul finire di tempo al 95esimo in pieno recupero è Blin su assist di Massimo Coda a raddoppiare e agguantare il pareggio per il Lecce. Lo stesso Massimo Coda al 16esimo si mangia un calcio di rigore e se lo fa parare dal portiere Matosevic. Panerossi Vicenza 0, Parma 1. Allo stadio Romeo Menti di Vicenza, arbitro è Ivano Pezzuto, coadiuvato da Vittorio Di Gioia, Domenico Rocca, quarto uomo Mattia Scarpa. La decide Tutino al 32esimo. Cittadella Regina, la Pier Cesare Tombolato non va oltre lo 0-0, l'arbitro è Lorenzo Maggioni, coadiuvato da Cristian Rossi e Tiziana Trasciatti, quarto uomo Enrico Maggio. Como Ternana allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, arbitro Francesco Cosso, coadiuvato da Pasquale Capaldo, Khaled Bari e il quarto uomo è Francesco Deusanio. Va in vantaggio per il Como Lagumina su assist di Gabrielloni al 37esimo, la pareggia Salzano su calcio di rigore al 68esimo per la Ternana. Como 1, Ternana 1. Alessandria, lo stadio Giuseppe Moccagatta, il match tra Alessandria e Monza. Diretto da Giacomo Camplone, assistito da Filippo Valeriani, Andrea Zingarelli, quarto uomo Simone Galipò. La decide il Monza per 3-0. Al 41esimo apre le marcature Di Gennaro su autorete. Deviazione sfortunata in difesa dell'Alessandria. Al 62esimo raddoppia Ciurria su assist di Ben. Al 90esimo la chiude Kjær su assist di Zopalato. Alcino e Lillo del Duca di Ascoli Piceno, oggi le tre partite che hanno chiuso la 30ª giornata di Serie B KT. Arbitro Valerio Marini, l'Ascoli la decide sul Pisa per 2-0. Arbitro coadiuvato da Alessandro Costanzo e Matteo Passeri, quarto uomo Claudio Petrella. Al 41esimo è Dionisi su assist di Federico Ricci, ex del Crotone. E al 45esimo raddoppia lo stesso Dionisi, questa volta l'assist e di Saric. Ascoli 2, Pisa 0. Dunque, poi è la volta di Cremonese 2, Pordenone 1. Allo stadio Giovanni Zini di Cremona, arbitro è Francesco Meraviglia, coadiuvato da Pasquale De Meo e Domenico Fontemurato, quarto uomo Maria Sole, Ferrieri Caputi. Apre le marcature Zanimacchia su assist di Valzania al 68esimo. Anzi, pareggia Zanimacchia al 68esimo. Le marcature sono aperte al 61esimo da Cambiaghi per il Pordenone, ma ci mette poco, 7 minuti la Cremonese a pareggiare con Zanimacchia. Grazie all'assist di Valzania, dicevamo, e all'80esimo la decide sempre lo stesso Zanimacchia su assist, questa volta di Gaetano.
L'ultimo match della 30ª giornata è quello tra Perugia e Spal allo stadio Renato Curi di Perugia, arbitro Antonio Di Martino, coadiuvato da Alberto Tegoni, Valerio Collarossi, quarto uomo Paolo Bitonti. Va in vantaggio al 61esimo Juan, su assist di Beghetto per il Perugia. Sul finire di tempo, in pieno recupero al 94esimo Latte Lat, su assist di Mora, la pareggia la Spal. Ribadiamo la classifica grazie ai risultati di questo 30esimo turno. La Cremonese, mentre il quadro era praticamente di Lecce Pisa appaiate a 55 punti, Cremonese scavalca Lecce Pisa quota 56, Lecce Pisa 55, Monza 54, Brescia 53, Benevento 51, Ascoli 49, Frosinone 48, Perugia 46, Cittadella 44, Regina 40, Parma, Ternana e Como a quota 38, Spal 32, Alessandria 25, Cosenza 24, Lanerossi Vicenza 21, Crotone 19, Pordenone 13. Questi gli aggiornamenti del 30esimo turno per questa edizione di M91 Serie B con Antonio Milano, Pianeta Serie B, 30esimo turno. L'appuntamento è dunque a domenica sera per questa puntata di M91 Serie B, per la serie di Serie B, Pianeta Serie B con Antonio Milano, mentre l'appuntamento con M91 Crotone, Taccuino 1 e 2 di Antonio Milano per il post del 31esimo turno, vedrà impegnate le squadre in Serie B a partire da sabato 19 marzo. Dopo Monza-Crotone, all'incirca alle 16:15-16:30, nella volta di M91 Crotone, Taccuino 1 e 2 di Antonio Milano. Questo è il quadro. Si parte sabato 19 marzo alle ore 14 con Ternana Alessandria, Monza Crotone, Parma Lecce, Regina Cosenza. Alle 16:15 è la volta di Frosinone Benevento. E poi a seguire domenica 20 marzo dalle ore 14 Lanerossi Vicenza Ascoli, Pisa Cittadella, Perugia Como. Alle 16:15 sarà la volta di Pordenone Brescia. Chiude la partita sempre alle 16:15, Spalla Cremonese chiude la giornata. Per questa sera, per questa edizione da parte di Antonio Milano, ringraziamo per gli ascolti, chiediamo scusa per le imperfezioni, ma i tabelloni si vede che non erano ancora aggiornati ad inizio trasmissione, per cui li abbiamo aggiornati abbondantemente in finale di trasmissione. Ringraziamo per l'ascolto tutti coloro che ci seguono attraverso i circuiti di supervisione e in diretta web su RDA Radio 1. I circuiti di supervisione sono il circuito delle aderenti al Consorzio Web Radio Associate, Spotify Free, iHeartRadio, Google Podcasts, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Podchaser, Josavne.
Ringraziamo per tutti coloro che ci seguono attraverso Spreaker e attraverso Spreaker anche su le due aderenti storiche in collaborazione con RDA Radio 1, a prescindere dal circuito Spreaker, stapradio.it, Regno dei Borboni 7. Ma ancora una volta vi ricordo che ci seguite anche sul circuito di radiovacanze.com, che ci presta la redazione giornalistica e sportiva, e poi sugli altri canali alternativi, la pagina Facebook di Fracaccia in Realtà di Original, il gruppo ad essa collegato Amici cui piace Fracaccia in Realtà, nonché Twitter e YouTube. Con i due canali di RDA Radio 1, il canale Spreaker e lo storico bis Riccardino 23. Grazie per l'ascolto a tutti, buona serata, buon proseguimento con le nostre trasmissioni e buonanotte a tutti da parte di Antonio Milano.